Zucchero sì o no nella nostra dieta? Vogliamo parlarne? Ve la presento subito con la dottoressa Silvana Amato, biologa nutrizionista, esperta in sicurezza e igiene alimentare. E do il benvenuto anche a Shadi Hasbun, chef e che fa parte ormai da diverso tempo dello staff dei maestri di cucina della prova del cuoco. E siamo iniziati da qui, eh? Appunto, ti ci ho mandato io, è no? Vero, scherzo. È vero. Detto questo, dottoressa, allora partiamo subito con la domanda classica, ma è vero che lo zucchero è come una droga nel nostro cervello? Lo zucchero è, gli va data una sua, diciamo, collocazione chimica. È conosciuto anche, sono conosciuti come carboidrati, quindi i carboidrati sono importanti per il nostro cervello perché il cervello è avido di zuccheri, è la parte importante per dargli la carica, l'energia, quindi lo zucchero è una, diciamo, sostanza che interessa al nostro organismo. Basta vedere quando abbiamo un abbassamento di pressione immediato, diciamo zucchero, 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 un po', subito. Un po' di questo per ridarci la carica e l'energia. Mm-hmm. È lo zucchero semplice, il zucchero bianco, il più conosciuto, certo, soprattutto nella cucina e nell'industria alimentare, è il saccarosio. Mm-hmm. Questa sostanza cristallina che però nasce da lunghi passaggi di trasformazione chimica, certo, per arrivare a questa sostanza bianca, zuccherina e cristallina che viene usata tantissimo. Perché la canna da zucchero e la barbabietola da zucchero sono quelli due elementi da cui viene estratto poi il zucchero, giusto? Perfetto, si arriva a questa sostanza bianchissima che viene usato nell'industria alimentare ancora molto, forse troppo. Shadi, senti, in cucina lo zucchero, se uno pensa a zucchero e cucina pensa ai dolci, no? Mm-hmm. Mentre invece... Ma in realtà viene utilizzato anche nei salati, soprattutto come diceva la dottoressa, proprio nell'industria alimentare, quindi lo zucchero a volte è addizionato non solamente per una questione tattile nella bocca, ma anche per gonfiare, per caramellare, per dare la crosta, la croccantezza a tanti cibi. Sì. Quindi non bisogna abusarne tanto, perché ovviamente cosa succede? Come tutto, nella storia, quando abbiamo conosciuto questa materia prima, diciamo, cos'è che ha fatto la differenza? Non se ne poteva usare tanto, perché costava tanto. Lo zucchero era considerato come il sale, la stregua bianco, delle altre spezie, certo, esatto, spezia. Quindi veniva chiamato sale dolce per l'appunto, perché era una sostanza non facilmente trovabile, oggi certo, si trova tranquillamente e costa poco. Mm-hmm. E spesso è questo che appunto fa la differenza nel consumo e nell'utilizzo. Allora, prima lei ha detto no, lo zucchero, parliamo anche degli zuccheri nascosti, perché sì, ha detto l'industria se ne è appropriata, sì, quindi anche sapere leggere un'etichetta alimentare è importante, sì, però... Se non trovo zucchero, quali sono le diciture che sono un po' ingannevoli, allora, se vogliamo? Se io leggo l'etichetta oggi sono chiare, perché fortunatamente la normativa 1169 ha dato la possibilità di fare veramente la carta d'identità del prodotto. Quindi nella scaletta della tabella nutrizionale io vado a cercare i carboidrati. Quindi per capire le calorie di quel prodotto io mi soffermo sui carboidrati. Però... continuando, da carboidrato vedo di cui zuccheri. Il carboidrato in generale è lo zucchero complesso, che sarebbe la pasta, il pane, queste perfetto, cose. Perfetto, ecco. L'amido soprattutto. L'amido è quello che è lo zucchero complesso, che viene scisso, eccetera. I zuccheri semplici, di cui i zuccheri, sono la parte dello zucchero semplice, mm-hmm, quello che nella normativa mi si dice, attenzione, è l'innalzamento glicemico, la possibilità, certo, di portare a disturbi anche, soprattutto legati a chi ha problemi. Guardate di l'etichetta obesità, alimentare, si vede, carboidrati di cui zuccheri, perfetto, cioè 31 grammi. È lì che ci dobbiamo fermare a dire quali saranno gli altri zuccheri non complessi, ma chi si ferma con attenzione a guardare questa dicitura. Secondo una percentuale l'80%, quasi l'85%, legge le etichette nutrizionali ma non riesce a capire poi quello, a decodificare effettivamente quello che è. Perché lei è un'esperta. Andrebbe insegnato, noi andiamo nelle scuole, abbiamo diciamo la possibilità e la bellezza di fare insegnamento anche proprio in virtù di quello che è un'etichetta alimentare. Senti, come si può, come si può sostituire, parlo proprio di sostituire lo zucchero in cucina? Allora, è possibile, partiamo che non è facilmente sostituibile subito, perché il cervello non si fa ingannare facilmente, no, gli piace lo zucchero. È vero, quindi... il latte di zucchero, materno, il liquido amniotico nella pancia della mamma, il primo e quindi si fa assuefare è... appunto da questo ingrediente. Quindi diciamo che bisognerebbe, come dicono appunto i nutrizionisti e i dietologi, mangiarne meno,
quindi cercare di ridurlo il meno possibile. Come possiamo ingannarlo? Come ci possiamo gratificare diversamente? Perché magari noi ci si può ingannare noi stessi, ma non nel nostro cervello. Ottimo il miele, per esempio. Il miele può essere sostituito. Alcuni sciroppi che derivano dalla frutta. Il fruttosio, pensare, dici? No, lo sciroppo d'acero. Perché anche il fruttosio non è che sia... Sono i cosiddetti sostituti naturali dello zucchero, del saccarosio. Mm-hmm. Hanno calorie, quindi sono considerati dei veri e propri alimenti. Esatto, in quel caso. L'artificiale, l'edulcorante artificiale è il più famoso, l'aspartame, la saccarina. Hanno zero, loro non hanno calorie, però sono stati studiati anche per essere, diciamo, con riserva considerati potenziali genotossici. Mm-hmm. La saccarina, l'aspartame, quindi ci vuole veramente attenzione. Ma è vero che la saccarina e l'aspartame non vengono riconosciuti come zucchero dal nostro cervello? No, perché dipende tutto da lui. Quindi se io ho voglia di dolce, mi può gratificare il palato, è vero. Mm-hmm. È vero. Ma non il cervello, quindi me lo richiede ancora. Esatto. Continuamente. Hanno un altissimo potere dolcificante, quasi 400 volte superiore a quello dello zucchero normale. Certo. Però il cervello non si fa. Inoltre hanno delle controindicazioni, perché la nostra flora intestinale è sensibilissima a queste sostanze. Che sono sostanze chimiche. Chimica, quindi flautolenza, lassativo, potere lassativo. Infatti importante. In gravidanza si dice di non assumerlo. No, assolutamente, aspartame, saccarina. Ma questo è scritto nelle etichette alimentari, cari ascoltatori? Dobbiamo saperli cercare, perché sono spesso messi in una, diciamo, posizione molto in fondo all'etichetta, decrescente, e la gente va a leggere, o forse mannitolo, o forse sorbitolo. Sono sostanze naturali, ma sono edulcoranti anch'essi. Ho capito. Con piccole controindicazioni. Quindi, diciamo, una volta ingannato il cervello con lo zucchero, come si può gratificare? Perché noi stessi, tu sei un grande fine? Esperto di spezie. Esatto, no? Hai beccato subito. Diamo una cosa meravigliosa. E sono anche curative, mi permette di dire, nel piccolo. Però ovviamente, ripetiamo, il cervello non le riconosce come zuccheri, quindi comunque possono essere addizionati a quello, cercando di utilizzarne il meno possibile. Mm. In primis la vaniglia. La vaniglia è una delle spezie più dolci che ci sia in natura. La cannella, per esempio, ottima nel tè, può sostituire completamente lo zucchero a livello di gratificazione. È vero, una bella tisana con una sostanza. Una scorza d'arancia e un po' di cannella. Favoloso. Non ha bisogno di aggiungere gli zuccheri, perché in quella maniera le papille... Quindi il tè con il pezzettino di cannella, io sai, non uso molto zucchero, quindi però me lo voglio provare, bene? Con qualunque infusione, agrumi e la cannella, la combinazione insieme crea questo senso di dolcezza in bocca. Ovviamente ritorniamo a dire che non inganna il cervello, però va bene. Orzo e arancia, esatto, pensa. Una combinazione perfetta. Sì, quello sì, lo faccio spesso, è vero. Siamo contenti, come diceva Shadi, zucchero nascosto, occulto, certo, ma non tutti sanno che quando andiamo a vedere un bel, succulento, delizioso pollo allo spiedo, quella parte scura della pelle è stata spennellato con saccarosio, che ha caramellato, e quindi ancora di più attrae il dice di non mangiare anche la pelle, per questa motivazione, eliminarla. Voglio fare un'altra domanda per quanto riguarda lo zucchero, cioè, perché questo va sfatato, anche i falsi miti, no? Zucchero bianco, zucchero di canna. Sì. È diventato, perché a volte, diciamo, si dice no allo zucchero di canna perché non ha meno calorie. Lo zucchero di canna si ferma un attimo prima tutta la sua raffinazione. Sì. Troviamo un po' di melassa, la melassa, quindi, che dà quel colore brunito, quello, in pratica. Sì, questo succo di melassa che ha leggermente qualche residuo di vitamina del gruppo B, un po' di sali minerali, un po' di potassio, di conseguenza, ma tracce, cosa vuol dire? Che per arrivare a averne io lo devo consumare e quindi no. Cioè, quindi, quindi no. Se volete calorie, il caffè dolcificato, uguale. Prendete quello bianco, per poi anche nella raffinazione si impoverisce. Sì, lo zucchero ha 400 calorie per 100 grammi. Infatti le bibite tutte abbiamo un cucchiaino di zucchero, 5 grammi sono 20 calorie. È tanta roba, consideriamo l'arco quanti della giornata. Bevande possiamo assumere, ecco, il danno è fatto. Quindi aromatizziamole con la liquirizia. Però c'è anche il detto che, nel senso, in cucina lo zucchero bianco al suo posto e lo zucchero di canna al suo posto. Mm-hmm. Quindi come vi è
Ma in realtà anche questa è una questione di utilizzo. No, meglio nei dolci usarlo, lo zucchero di canna, quello chiedo. Ma in realtà fondamentalmente, come diceva, se a livello nutrizionale non ha un grande senso, anche in cucina fa poco la differenza. Certo. L'importante è avere la consapevolezza dello zucchero che consumiamo noi e quello che è occulto, che è nascosto anche nelle etichette alimentari. Certo. Nelle bevande. L'Organizzazione Mondiale della Sanità non a caso ha messo un limite. Se una sostanza, un prodotto deve essere limitato nelle dosi, vuol dire che non fa bene alla salute. 25 grammi è il consiglio che dà l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Sono pochi, in Italia si arriva quasi a consumarne 70 grammi al giorno. Occulto lo troviamo dappertutto. Quindi negli facciamo 25 grammi più le spezie. È finito il nostro spazio, saremo qui a parlarne tantissimo. Allora io ringrazio i miei ospiti e quindi attenzione, consapevolezza nell'utilizzo dello zucchero.